Benvenuti alla preghiera. È bello quando si conversa in casa. È necessario trovare tempo di ascolto, di silenzio da dedicarsi per sentirsi ed essere famiglia. Vogliamo coinvolgere anche il Signore in questo dialogo e invitarlo a sedersi alla nostra tavola. Anche Lui ha qualcosa da dire. Anche Lui intende mettersi in ascolto dei nostri problemi e delle nostre gioie. Soprattutto, anche Lui ha voglia di far avvento e venire nelle nostre vite e nelle nostre storie. Buona preghiera. La viviamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sii Tu, Signore, che sei la luce. Aiutaci a preparare la venuta del Tuo Figlio Gesù, che ci fa passare dalle tenebre alla Tua ammirabile luce. Padre buono, rendici pronti ad accogliere Gesù, nostro Salvatore. Ridesta il nostro cuore, perché l'ascolto attento della Tua parola susciti in noi lo stupore della Sua presenza. Ci comunichi la misura del Tuo amore fedele e ci infonda fiducia e coraggio davanti alle difficoltà e alle fatiche della vita. Amen. Oggi accendiamo la seconda candela della corona d'avvento. Questa fiamma è segno della nostra attesa vigile per la venuta di Gesù. Viene accesa la seconda candela della corona d'avvento. Molte volte mi ritrovo tutto solo, solo con me stesso, addirittura ripiegato nella mia piccola pena personale. Non capita anche a te? Credo che sia un'esperienza decisamente di tutte le persone. Credo che nessuno può più di me avere capito che abbiamo bisogno di essere consolati. E aspetto l'arrivo di qualcheduno che lo faccia, che mi consoli. Ma poi mi giunge una voce che mi scuote, qualche cosa che è più forte di me, mi tira fuori da me stesso, mi chiama, dai! Alza la testa, mi invita a guardarmi intorno e mi manda a consolare. Sentite Isaia, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ho ricevuto dalla mano del Signore il doppio di tutti i suoi peccati. Una voce grida. Dice, ecco, io rispondo, che cosa dovrò gridare?
Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di esso il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Sali su un alto monte, tu che lieti, che rechi lieti annunzi a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci lieti notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annunzia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio esercita il dominio. Ecco, questo è veramente mi manda così a consolare gli altri. Mentre io aspetto consolazione, io ho bisogno veramente di essere il consolatore. In nome di Dio. L'amore non si rassegna, carissimi, l'amore non si rassegna a perdere nessuno, è vicino a chi si perde e Dio viene per questo e ha bisogno di me. Lui viene a cercarmi e ha bisogno di me perché io faccia a nome suo questa azione di attenzione, di accoglienza, di consolazione. Mi sprona perché io mi metto alla ricerca degli altri, perché se manco io, e se manca qualcun altro, la gioia che viene dalla comunione d'amore, non è completa. Gesù non è venuto per i giusti, ma per i peccatori. È Lui che lo dice. Ha bisogno di me, ha bisogno di te. Buon cammino, buon avvento. Questo è il momento del ringraziamento e del silenzio che caratterizza il dialogo con il Signore. Ringraziamolo di tutte le cose belle che ci ha donato e facciamo propositi di solidarietà con chi ha avuto meno di noi. Tu ci cerchi, Signore, e hai lasciato il recinto per venire incontro a noi. Facci vivere la gioia del ritorno a te. Amen. Ed ora concludiamo la preghiera con le parole che Gesù ci ha insegnato e lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la benedizione di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, ci accompagni oggi e sempre. Seminiamo un po' di bontà e riconciliazione. Buona giornata e buon cammino d'avvento a tutte e a tutti. Aspettare una vita nuova.